Sì, no, ma per me abbiamo fatto una buona gara, tenendo in considerazione il fatto che ovviamente nella prima partita non ci si può aspettare di nulla, si attende e si vede. Quello che ho visto è una squadra che ha provato sempre a giocare, ha sbagliato sicuramente determinate cose, ma ovviamente era normale che fosse così, soprattutto la fase di non possesso palla sul finire del primo tempo, qualche errore l'abbiamo fatto. Poi nel secondo tempo ci siamo aggiustati, abbiamo fatto meglio il primo tempo dal punto di vista. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio la fase di non possesso palla, un po' più ordinati e abbiamo fatto delle discrete giocate, qualche occasione l'abbiamo avuta, ma più di questo oggi era complicato, anche perché in campo c'erano anche ragazzi che praticamente hanno fatto un paio di allenamenti con noi, quindi era veramente complicato. Rispetto alle amichevoli che abbiamo visto nel precampionato, a me sembra un centrocampo un pochino meno dinamico, più bloccato. Anche Omeonga non è stato quel giocatore, insomma, che io perlomeno ho visto che cercava gli inserimenti anche senza palla. Busellato è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Maisse, però sicuramente un centrocampo forse meno effervescente. È una mia sensazione, anche lei ha notato questa cosa. No, sicuramente sì, anche per caratteristiche, perché ovviamente è normale che contano le caratteristiche dei giocatori. Però oggi avevo chiesto alle due mezzali di avere un po' più di equilibrio in campo e di stare più in mezzo al campo, perché avevamo due terzini che spingono molto e quindi la richiesta era un po' più di equilibrio. Poi è normale che sicuramente possiamo fare meglio a metà campo. E come hai detto tu, sicuramente siamo stati un po' meno dinamici, ma è anche stata un po' la richiesta tattica. Beh, sì, lui diciamo che ha delle caratteristiche un po' diverse da Jaroslawski, anche lo stesso Jaroslawski, insomma, ha fatto pochi allenamenti con noi, anche a livello tattico, insomma, qualche difficoltà in più rispetto a Masciangelo ce l'ha avuta e per questo ho scelto lui dall'inizio. Lui aveva iniziato anche molto bene la gara e Jaroslawski ha fatto una buona partita, probabilmente era anche un po' frenato dalle difficoltà tattiche della gara. Senti Massimo, buon pomeriggio. No, vai, vai Andrea, se volevi fare un'altra domanda. Cristian ha fatto poco per quelle che sono le sue qualità, ma lo capisco, nel senso che la richiesta tattica è sicuramente diversa e per lui, come per altri, c'è bisogno di un po' di tempo. Diciamo che era un po' scollegato dal resto della squadra, però sono sicuro che con il tempo, con un po' di allenamenti, lui farà certamente prestazioni molto migliori di quelle di oggi. Anche se poi lui è uno che alla fine quando gli dà la palla è come se la mettesse in banca, perché è difficile che la perde, ha grande gestione, quindi può solo migliorare come tutto il resto della squadra e lui ancora di più. Ecco Massimo, una domanda, buon pomeriggio. Sicuramente il tuo Pescara è partito forte, intraprendente, propositivo, poi è venuto fuori il Chievo. Cioè, mi è sembrato un po' che insomma, il Pescara abbia un po' smesso di giocare. Ci sono tante attenuanti, per carità, perché siamo solo alla prima partita. C'è un motivo particolare, io mi riferisco soprattutto alla parte, diciamo, dalla metà del primo tempo in poi. No, probabilmente il Chievo ha cambiato qualcosino tatticamente verso la metà del primo tempo. Le punte si sono messe in verticali e noi non abbiamo in quel momento capito che avremmo dovuto cambiare qualcosina in campo. Inizialmente portavamo sempre Valdifiori molto alto per essere aggressivi e nel momento in cui hanno cambiato qualcosina e si sono messi in verticale, lui continuava a uscire invece di stare un po' più basso. Poi questi movimenti che facevano con il loro play che si abbassava in costruzione a tre ci ha messo un pochino
in difficoltà, ma è normale perché poi queste sono cose che con il tempo capiranno da soli in campo. Cioè, ripeto, le informazioni tattiche che vogliamo passare quest'anno non sono semplici, sono un po' complicate, ci vuole un po' di tempo, ma sicuramente con qualche altro allenamento queste cose verranno sempre meno, perché in campo sapranno sempre cosa fare. Senti, porrai il veto una volta per tutte, in maniera definitiva, credo, alla cessione di Drudi, visto che se ne parla, perché anche oggi mi è sembrato, insomma, tra i migliori. Ma il mio veto l'ho posto il giorno che sono arrivato a Pescara, perché forse dopo due allenamenti ancora di più, perché io vedendolo nelle partite, non avendolo mai allenato, ho sempre ritenuto Mirko un buonissimo calciatore, e dopo averlo visto una settimana allenarsi ne sono rimasto ancora più convinto. Quindi, per quanto mi riguarda, lui è un giocatore importantissimo per noi, perché è bravo, ma anche perché ha le caratteristiche giuste per come vogliamo intendere il calcio noi. E quindi, per quanto mi riguarda, tecnicamente parlando, è un giocatore fondamentale per noi. Poi, se ci sono altre cose, queste non le so. Va benissimo, per quanto ci mister rimane. No, io ho una domanda sulla scorta, insomma, della sua ultima risposta. Quindi lei ha chiesto al giocatore di pensarci bene prima di andare via da Pescara, perché comunque ha un accordo con il Cesena, Drudi. Quindi io le chiedo se lei ha parlato col giocatore dandogli dei consigli. No, ma non si tratta di dare consigli, è grande e vaccinato. Quello che posso fare io è dimostrargli la mia stima e fargli capire che per me è un giocatore importante. Oltre questo non posso fare, poi ci sono delle scelte che possono essere di vario tipo, questo spetta a lui, però dopo, nel momento in cui ci sono scelte diverse, queste sono cose che dovrà affrontare con la società. Di certo la società non credo che lasci andare Rudy così alla viva il parroco. Un'altra domanda le volevo fare, Raul Asensio è arrivato, credo che mercoledì potrà anche testare in Coppa Italia, le volevo chiedere i Bocchetti cosa le hanno fatto sapere dalla società, quando lo avrà a disposizione, se lo avrà a disposizione. Ma lui si sta allenando in campo in questo momento, quindi è già a disposizione. Asensio, sì, dico a Bocchetti, Ah, Bocchetti, stavo pensando al direttore. No. Salvatore Bocchetti. Non ce la fa giocare Bocchetti, il direttore. No, Bocchetti non so, so che prossima settimana, a quanto so io, dovrebbe arrivare, però finché non è qui non posso dire nulla, perché poi nel calcio sapete meglio di me che può succedere qualsiasi cosa. Nel momento in cui sarà un giocatore Pescara e sarà qui, saremo ben lieti di averlo, perché è un giocatore comunque che sicuramente ci può dare qualcosa di importante. Ciao Massimo, ci dai un giudizio sulle prestazioni dei nuovi di Seter e Bellanova in particolare? Seter, secondo, a mio avviso, è stato uno dei migliori, ha fatto una grandissima partita, un grande lavoro, è un giocatore che si può rivelare veramente importante per noi, perché ha grande fisicità, deve imparare tanto dal punto di vista tattico, e la sua e deve imparare meglio a gestire le sue la sua forza che ha proprio fisica, e se riesce a fare questo può diventare un giocatore veramente forte. Oggi ha fatto sicuramente una gran bella partita, e Bellanova stessa cosa, nel senso che ha una grande gamba, ha grande potenziale, sicuramente deve migliorare delle fasi di gioco, deve capire un po' meglio tatticamente come pozzi in fase di non possesso palla, però sicuramente è un gran potenziale. Perfetto.